La Lucepan ha realizzato numerose lampade da tavolo, Fortebraccio, Berenice e anche ultimamente una lampada a LED che si chiama Mix, che aveva una, diciamo, la caratteristica di essere una delle prime che utilizzava una sorgente luminosa a LED per fare luce, non soltanto per farsi vedere. Però con, diciamo, alcuni vincoli legati soprattutto alla possibilità di muovere la fonte luminosa con facilità nello spazio del tuo lavoro. Per cui ci è venuto in mente, dato che nel frattempo i LED sono cresciuti di prestazione, eccetera, di poter realizzare una nuova lampada che però aggiungesse qualcosa all'esistente, perché altrimenti perché farne un'altra? E allora abbiamo scoperto che questo LED aveva alcune caratteristiche interessanti. Innanzitutto una forma molto compatta, circolare, che consente certe libertà, no, rispetto ad altre fonti luminose. E poi c'era la possibilità di fare un cambiamento della temperatura di colore della luce, che normalmente è uno dei difetti dei LED. Abbiamo fatto degli esperimenti insieme in una stanza lì dietro dove c'è tutto buio, abbiamo fatto un po' di prove. Siccome quando si cerca di progettare si cerca di fare sempre qualcosa di più rispetto a quello che si era fatto prima, una lampada a cui noi facciamo sempre riferimento è la Berenice, che aveva delle caratteristiche di movimento molto semplici e articolate nello stesso tempo, ma anche la Berenice aveva un difetto. Utilizzando una lampadina da 35 watt e volendo mantenere delle dimensioni ridottissime della testa, che era una delle sue caratteristiche, è una lampada che fa sì che tu ti scotti quando la tocchi. I LED ci davano questa possibilità, non perché il LED scaldi di meno di una lampadina di incandescenza, ma perché utilizza meno watt, mentre qui abbiamo una lampadina da 35 watt, qui abbiamo una fonte luminosa che utilizza 8 watt e quindi scalda in conseguenza meno. Avevamo quindi la possibilità di fare una lampada simile nelle prestazioni alla Berenice, che ci soddisfaceva, ma di migliorare questo punto molto importante. Se tu, il fatto di avere una lampada che la tocchi e sei sicuro di non scottarti, direi che è una cosa abbastanza importante. Il nome lo sottolinea, il fatto che questo LED complessivamente consumi 8 watt, cioè lui in sé ne consuma 6, però considerando anche l'alimentazione, complessivamente sono 8 watt di consumo, che si confrontano con 35, con alla fine un effetto praticamente simile. E poi l'altra cosa che volevamo fare, ma però diciamo che appartiene un po' alla un'attitudine che ci contraddistingue da tempo, che era quella di cercare di asciugare tutto rendendo il più possibile semplificata la struttura. Non vuole essere una lampada che urla, abbiamo cercato di fare delle semplificazioni anche dal punto di vista produttivo che dovrebbero dare dei risultati. Sì, uno si domanda poi come mai questa lampada ha questa testa, ha questa forma. La costruzione della testa avviene intorno a questo modulo, che è un modulo circolare molto pulito, che ci ha suggerito l'idea di partire da una forma, diciamo, della testa rotonda, a cui andavano aggiunte degli elementi che congruenti con la natura di questa testa. Ossia, il problema dei LED è che devono lavorare con delle condizioni ottimali di dissipazione del calore, e se il calore non viene dissipato nel modo corretto, la lampada ha una vita breve e cessa di funzionare. Quindi è molto importante il problema di dissipare il calore, da cui la forma della testa, questa alettatura che si vede, suggerisce questa idea della dissipazione e nello stesso tempo crea un'immagine funzionale alla presa della macchina, diciamo una forma molto flu e molto piacevole da toccare,
che nello stesso tempo ha un gioco di trasparenze, per cui una volta quando viene illuminata una superficie e io guardo la testa, intravedo la forma della luce attraverso questo gioco di trasparenza. Normalmente i dissipatori hanno delle alettature in verticale sopra la fonte di calore. Allora invece la nostra riflessione è stata che, approfittando della natura del materiale, che è alluminio, e quindi della sua capacità di diffondere bene il calore, abbiamo pensato che traforare queste alettature all'interno di questa forma potesse essere un'opportunità interessante sia dal punto di vista termico che, come diceva lui, dal punto di vista di realizzare una presa e al tempo stesso di dare un'immagine, per l'appunto, che facesse fare la connotata, sì, che le desse un'identità, ecco. E devo dire che siamo stati anche noi colpiti quando abbiamo fatto le prove, perché non riusciamo ad avere più di 37-40 gradi, che è una roba fantastica.